Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Mastron del Vita Games e oggi vi presenterò due mod. Questo qui è di un friend, quindi guardate, l'ho usato come solo peso. Allora, l'alpego, insomma alpego, va bene, e il John Deere Premium, fatto bene, un po' sfocato all'interno, sfocato, dovrebbero farlo un po' più limpido. Beh, si possono mettere le ruote gemellate cliccando M, poi i due segnalini con la R, non so perché cosa c'è lì, con un braccio e poi va bene. Con questo l'alpego fa funzione di coltivatore come quando c'era nel 2013. Purtroppo sono riuscito a trovare solo questo, quello che non si sporca. Ne ho trovati degli altri, però questo qui è il primo che ho trovato e ne presenterò degli altri di sicuro. Comunque, per iniziare vi presento questo. Amico, ottimo clacson. Niente. I fari non ho ancora capito perché sembrano, sono piatti, vedete? E sono blu. Anche qua, vabbè, dai, niente di grave, comunque si potrebbe fare di meglio. Sono belle anche le ruote. Vediamo. Questo quello l'ho scoperto adesso. Quando scendete i fari rimangono accesi. Vediamo qua. Molto particolare perché anche la batteria si va a vedere. dell'alpego niente da dire, a parte che sarebbe meglio che mettessero qua, dai mi ero buggato, i pistoncini, cosa guardi, vabbè, pistoncini animati dovrebbero esserci, non so. Beh, questo rullo qui è fatto bene, gira anche, beh sì, vabbè, non si sporca una roba. Vi ho detto, intanto passaggi che arrivano perché dopo dovremo fare, stiamo facendo la terza puntata della serie. E aspetta, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok. Bello, so che questo campo non è mio. Una cosa brutta, vedete, se ne sono dimenticati di due da mettere la particle. Una roba bella che hanno messo il particle della terra mossa anche qua nel rullo per far vedere che la muove la terra, il rullo, e anche qua le due lì, molto bello. E poi le ruote si possono mettere solo da dentro, andiamo qui, non possiamo fare niente, scusate, ho male il collo. Beh, vediamo, qua dietro un po' spoglio, a dir la verità, un po' spoglio, sì, qui anche parte, non è dettagliato al massimo, comunque dai, sempre meglio che non avere neanche un premium, un John Deere premium, dai, è l'unico che ho trovato questo, se non mi sbaglio. L'unica roba che mi dispiace è lì tutto verde, non lo so, non ho guardato bene su internet, so soltanto che non mi vedo nulla, qua ce l'ho, però non l'ho, sì l'ho visto, però non ci ho mai fatto attenzione se lì c'era un vetro sotto o cosa. Come vedete qui è un po' sfocato, abbastanza sfocato, e avrei dato anche un po' più di colore, qualcosina, dopo
Bello, però si sono dimenticati una roba, il condizionatore. Dovevano essere un condizionatore, sto morendo del caldo qui. Anzi, sì, c'è lì, c'è. Mi sto per dimenticare da dirlo, c'è qua di sopra, dietro. Niente. Al semoro di canno senza l'evoluzione, quindi si apre. La pezzante funzionano. Frecce un po' più di luminosità l'avrei dato. Vabbè, comunque, anche bello. Dai, va bene così. Bello, dietro e davanti. Wow, vabbè. Questo. Ma tutto. Le ruote belle perché si vede il particle di quelle delle ruote consumate, perché non tutte le ruote sono nere, nuove, belle anche quelle, queste ruote qui. Sono le Continental, no, le Trailborg, quelle del Trailborg, vabbè, come dice Maastricht, per Maastricht queste ruote qui credo che sia brutto perché dice sempre che a lui piacciono quelle Trailborg. A me piacciono queste perché se le hanno messe allora significa qualcosa per il trattore. Sì. Ecco. Dai. Vabbè. Vedete. Perché dopo vedete è anche più. Anche le ruote sono fatte bene. Dopo vabbè, che dovrei dire. Basta. Basta. Spero che questo video vi sia piaciuto. Più di così. Aspetta. Ah sì, altro di scappamento. Bene. I finestrini non so darvi con certezza se vanno. Vi saprò bene. Perché è Gigi Michael 99 che li vanno. A me Master che no, quindi. Vabbè, avete capito? Commentate. Iscrivetevi, lascerò il link in descrizione dei due attrezzi. Purtroppo non posso mettere quello del peso perché è di un Fendt. Vediamo, no, non si vede perché siamo qua. Dall'altra parte. Iscrivetevi, commentate. Ho visto che c'è stata molta gente che ha guardato il video del 180-90. Quindi iscrivetevi, se non l'avete ancora fatto. Dovrò anch'io queste visualizzazioni. Beh, commentate, iscrivetevi. Quante volte l'ho già detto? Un culo, no? Bella ragazzi. Ciao ciao.